Il suo corpo, raggiante di bellezza, ha il colore di una nuvola carica di pioggia. La sua incomparabile bellezza affascina milioni di pupili. Adoro Govinda, il Signore primordiale, la cui forma sublime, tutta di felicità e verità, emana uno splendore perfetto. Ciascun organo del suo corpo trascendentale possiede la facoltà di adempiere perfettamente alle funzioni di tutte le altre membra. Da sempre e per sempre veglia sugli infiniti universi, materiali e spirituali, creandoli e proteggendo la loro esistenza. Divinità esercitando la vita.
Così ti riprende. Hare Krishna devoti. Hare Krishna a tutti. Oh, c'è Viviana. Viviana, non abbiamo capito se ti è tornata la voce. È tornata. Ah, è tornato. Ok, Jaira da Madhava. Thank you.
Thank you.
dai. Dici di dai, se ci non andano anche già. Poi go, prima non devo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Ajnati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuram Miritam Vena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi. Con la torcia della conoscenza trascendentale offro a lui i miei più rispettosi e umili omaggi. Namo Vishnu Padaya, Vishnu Prasthaya Uttale, Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Deve, Gaurami Prachavine, Nirvishesha Shunyavadi, Vastrakarade Sadarine, Jayoshi Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadha, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, benvenuti, bentornati, bentrovati, Hare Krishna. Oggi è un giorno di prefesta, no? È una vigilia, quindi molti saranno fuori. Ok? Ok. Ok. Allora, dove eravamo arrivati? Chi se lo ricorda? I colpi di tosse. Hare Krishna, ma intanto io saluto e concedo tempo, eh? Lì si può tenere. Va bene. Diamo un indizio, diamo un aiuto. Allora. Oh, è arrivato. Hare Krishna Valentina, Prema Niketana, Michele. Maddalena, Simona, Alessandro. Alessandro ha la febbre? Mi confermi che Alessandro ha la febbre? Alessandro. Febbre è influenzato. Influenzato, vabbè. Alessandro, Simona, Uliana, Bhakti Uliana, Bhakti Gabriella, Bhakti Maurizio, Anna, Claudia, Hare Krishna. E tutti i devoti qui presenti. Allora, abbiamo analizzato i primi due malintesi, i primi due malintesi della Bhagavad Gita. Li abbiamo analizzati, li abbiamo sfatati. Ti metti qui, così riesco ad averti sott'occhio. Sì. Possibilmente anche lì, caro Fabio. Ancora più sott'occhio. Che fai? Sfuggi alla mia vista. Hare Krishna. Dunque, dicevo, che peraltro sei tu il colpevole di questo argomento, è colpevole, no? sei tu colui il quale il suggeritore di questo argomento, no? Ti ricordi? Manco te lo ricordo. Una domanda la ricordo, perché la terza persona, quella era la domanda. Sì, un'altra domanda, perché, ma la Bhagavad Gita è un libro ma di violenza, perché, sì, allora, ok. Allora, qual è il terzo malinteso? Il primo malinteso era appunto il campo di battaglia. Il secondo malinteso era? Beh, c'è scritto. Dio come distruttore. Il terzo malinteso, giudizi di valore franchi e diretti. Giudizi di valore franchi e diretti. Perché Krishna molto spesso nella Bhagavad Gita utilizza delle espressioni, a volte anche brutali, no? Asino.
sciocco, muda, no? Asino, sciocco, il più caduto tra gli esseri umani. Cominciamo a parlarne. Hare Krishna, come ci dicevamo l'ultima volta, perché in realtà già questo argomento l'abbiamo introdotto, in molti si potrebbero sentire offesi, no? Nel leggere queste espressioni, questi giudizi di valore, si chiamano giudizi di valore, molto schietti, molto audaci, molto franchi, abbiamo detto addirittura brutali. Potremmo sentirci offesi nel leggere questo e potremmo sentirci tirati in causa, no? Allora, però, dobbiamo contestualizzarli. Abbiamo detto che questi tre elementi possono diventare malintesi se estrapolati e quindi interpretati al di fuori del contesto, no? Decontestualizzati, si dice, no? Decontestualizzati. Per comprenderli adeguatamente, per comprendere il perché Krishna utilizza certe espressioni che appunto abbiamo detto si chiamano giudizi di valore. Adesso cercheremo di... sì, no, io così mi distrago però. Lo so, che ci posso fare? Preferisco che... Sì, sì. Tanto, no, guarda, dopo, poi in un altro momento. Tanto l'ha fatto ormai, quello che hai fatto è fatto. Durante il kirtan, va bene, va bene. Dopo, fammi scaldare, cioè nel senso, almeno fammi... Perché se no mi vedo girare a destra e a sinistra e non riesco a... Che, sì, ecco appunto. Sì, giudizi di valore. Per comprenderli adeguatamente dobbiamo ovviamente contestualizzarli da un punto di vista filosofico, quindi una contestualizzazione filosofica. Cosa sono i giudizi di valore? Qualcuno se lo ricorda? Li abbiamo definiti l'ultima volta. Giudizi di valore, cosa sono? Giudizi, ovvero valutazioni. Sono valutazioni tecniche che derivano da un determinato sistema di valori, no? Quindi i giudizi di valore sono valutazioni tecniche che derivano da uno specifico sistema di valori. E questo sistema di valori affonda le sue radici in che cosa? In una specifica, ben definita filosofia, o potremmo dire visione, ok? Visione, filosofia, ok. Quindi filosofia che dà vita ad un sistema di valori etici, morali, no? Quando si studia, per esempio, quando si studiavano i filosofi a scuola, no? Allora, l'etica di, no? Ok, per esempio, ok. E quindi deriva, allora, da una filosofia provengono dei sistemi di valori, e sistemi di valori, e sulla base di questi sistemi di valori, quindi si manifestano dei giudizi. Esatto, sulla base di questo sistema di valori possiamo noi valutare il mondo di cose e persone che ci circonda. Allora, Muda, Naradama, questi sono valori di giudizi, sono giudizi di valore, così li abbiamo chiamati, giusto? Giudizi di valore. E per poterli comprendere, per non rifiutare, sì, perché noi dobbiamo, è vero, da un certo punto di vista dobbiamo difendere. Voi sapete che la Bhagavad Gita molto spesso nel corso della storia, nel corso del tempo, è stata bandita, è stato, come si dice, messi all'indice, no? Uno di quei libri messi all'indice. In Russia fino a non molto tempo fa venivano bruciate le Bhagavad Gita, qui parliamo del 2010-2011, ci fu questo movimento, no? Anti Bhagavad Gita e anti qualunque tipo di espressione religiosa. Quindi tutte queste argomentazioni, queste trattazioni che stiamo affrontando, servono sì da un lato per difendere il messaggio di Krishna, della Bhagavad Gita, affinché non venga più bandito, no? Potremmo trovarci un giorno a dover rispondere a delle recriminazioni, a delle accuse. Ok, quindi è importantissimo capire, allora quando dovessero sollevare queste obiezioni, feroci obiezioni, a proposito della presunta, del presunto estremismo della Bhagavad Gita, noi dobbiamo essere pronti. Quindi non è una riunione così, sì, tra di noi, così, giusto per filosofeggiare un po', poi tanto se si magna, se canta, se balla, e siamo... Ricordiamoci che
La Bhagavad Gita ispira all'assunzione di responsabilità sociale. Questo che è uno dei motivi per cui la Bhagavad Gita è stata pronunciata su un campo di battaglia. Ma non soltanto queste argomentazioni, queste trattazioni tese a confutare delle fantastiche, fantasiose obiezioni o antitesi servono per evitare che la Bhagavad Gita venga bandita all'esterno, ma anche per evitare che la Bhagavad Gita sia bandita all'interno della nostra coscienza, per accettarla fino in fondo, senza paure, senza remore, quindi evitare che venga messa al bando all'esterno ed evitare che venga messa al bando all'interno di noi stessi, no? Quindi è importante capire perché a un certo punto Krishna utilizza queste espressioni, questi giudizi di valore così franchi, così diretti, addirittura potremmo considerarli, come abbiamo detto, brutali. Allora, dobbiamo andare quindi oltre i giudizi di valore, ovvero quelle valutazioni tecniche, per dirigerci verso il sistema di valori da cui derivano, da cui originano, e dobbiamo ancora andare più a fondo, più in profondità, e giungere fino alla filosofia che c'è dietro, fino alla filosofia da cui provengono questi sistemi di valori e quindi i relativi giudizi di valore. Questo è l'aspetto un po' più ostico, no? L'aspetto un po' più ostico, però è giusto affrontarlo. Allora, cosa scopriremo se noi andiamo così in profondità, se noi andiamo oltre la superficie del giudizio di valore ed evitiamo di lasciarci guidare, pilotare dal sentimento di offesa che potremmo sentire o per empatia che potremmo prevedere in qualcun altro, allorquando qualcun altro leggerà muda, che abbiamo detto significa asino, stupido, sciocco. O Naradama. Naradama è peggio, perché è uno sciocco. Vabbè. Però Naradama, sei il peggiore, c'è l'esponente peggiore dell'umanità, cioè la peggiore versione dell'umanità, Naradama. Carino, no? Carino. Che gentile, Krishna, che dolce. Come sei dolce, Krishna. E lo è? Allora, per poter capire, dobbiamo appunto contestualizzare. E se lo facciamo, se andiamo oltre i giudizi di valore e cominciamo ad analizzare il sistema di valori che questi giudizi di valore sottendono, e se andiamo ancora più in profondità e giungiamo fino alla filosofia da cui originano, scopriremo che si tratta di una saggezza oggettiva, tesa, cioè questa filosofia nasce da una volontà suprema improntata al perfetto amore nei confronti di tutti. È come un genitore, che genitore sempre... amore mio, piccola mia, è sempre così, un genitore fa sempre così, un professore, una maestra di scuola che bravi, tutti bravi, carini, belli, bravi, no? Tutti così? Sì, li lasciamo così come sono, no? Come si dice, Krishna ci ama per come siamo, giusto? E proprio perché ci ama come siamo, non ci lascia come siamo. Senso, no? Ha senso, cioè ci sprona ad andare oltre, come qualunque bravo educatore farebbe, che sia un padre, una madre, un genitore, un professore, un docente, eccetera. Quindi, se noi andiamo oltre il giudizio di valore, oltre la scorza, noi scopriremo che si tratta di una filosofia, ovvero di una saggezza che oggettivamente è tesa al benessere di tutti. E una volta compresa questa filosofia, scopriamo che cosa? Che quei valori da cui quella filosofia, che emanano, che originano da quella filosofia, sono valori che non sono così tanto lontani dai nostri, così come invece avremmo potuto pensare o da chi tu abbiamo pensato. Questa cosa è sorprendente. Cioè, quei giudizi di valore che da chi tu potevano sembrare inaccettabili, non solo diventano comprensibili, se siamo profondi, pensiero rigoroso è fondamentale, altrimenti rimaniamo in superficie. Non solo sono comprensibili, diventano comprensibili se approfondiamo, ma diventano anche entusiasticamente accettabili. Altrimenti non si spiega come mai i devoti glorificano la Bhagavad Gita.
Che sono? Sadomasochisti? Ah, insultami Krishna, che provano godimento nel sentirsi dire da Krishna, muda! Ah, che bello, dai, cioè, quella è una... cioè, è un problema, no? È una devianza, è una, cioè, è un problema serio, è uno da curare, uno così, giusto? È un sadomasochista, dai, insultami, cioè, così, ah, che bello! Che mi insulti, grazie Krishna, che mi dai dell'asino, vai di più, di peggio, peggio, dimmi le peggio, come si dice, le peggio, dimmi le peggio cose. Ovviamente i devoti non sono dei nevrotici da curare, evidentemente sono andati oltre l'apparenza e entusiasticamente, e questo è sorprendente, entusiasticamente accettano, entusiasticamente, non accettano, vabbè, sai, il senso di accettazione, no, con entusiasmo, accettano entusiasticamente ciò che poco prima era inaccettabile e, o forse, nella migliore delle ipotesi, comprensibile. Sì, ti comprendo, ma non sono d'accordo, potremmo dire, si dice, no? Sì. Ti capisco, però non sono d'accordo, scusa, grazie, divergenza. Invece no, i devoti accettano entusiasticamente questo. Perché? Perché hanno approfondito la filosofia da cui originano questi sistemi, da cui origina questo sistema di valori e quindi giudizi di valore. Riconoscono che è uno sprone. Riconoscono che è uno sprone, sì, esattamente. Comprendono la natura, comprendono il perché, veramente il perché. Allora, quindi dobbiamo guardare oltre questi giudizi di valore verso il sistema di valori, ovvero ancora oltre verso la filosofia, ovvero dobbiamo analizzare la filosofia della Bhagavad Gita. Allora, per favore, una Bhagavad Gita. Si può avere una Bhagavad Gita? Scusa. Kiya, tu sei senza voce? Completamente senza voce? Non puoi leggere? Come ti ho sentito? Come ti ho sentito in questi giorni? Allora, vediamo. Chi ha una voce? Marina, te la senti? Se ti dico tipo 14-4, se puoi leggere con voce stentoria. Stentoria, eh? Freddo? Hai freddo? No, dicevo forse per il freddo è stato. Ah, beh. Dove vai? Sì, va bene. Fabio, dove vai? Sì, va bene. Devo prendere. Allora, a Marina. A giudizio di valore, Quattro... Krishna sì. Dà a Arjuna che rappresenta i devoti. Grazie per la domanda. Francesco, lui si rivolge ad Arjuna, ma in realtà si sta rivolgendo a tutti noi. Sotto altro nome è a noi che si riferisce, in realtà. Quindi quando uno legge muda, riguarda me, riguarda proprio me. Allora, 14.4, vai. Italiano, solo l'italiano. Sappi, o figlio di Kunti, che la natura materiale... Si sente? Sì. Sappi, o figlio di Kunti, che la natura materiale dà nascita a tutte le forme di vita e io sono il padre che dà il seme. Ok, quindi intanto cominciamo col dire che Krishna si definisce padre, il padre di tutti gli esseri viventi. Quindi già un padre può permettersi di dire al figlio, quando fa il muda, chiamarlo per nome. No? Ok. Mia madre, ma perché ti devo sempre chiamare per nome? Cretino! Poverina, quante gliene ho fatte. Comunque, perché ti devo chiamare per nome? Diceva proprio. Perché ti devo sempre chiamare per nome? Cretino! Ok. Quando ce l'ho, sì. E allora? Allora, intanto cominciamo col dire che... Stiamo analizzando la filosofia da cui origina il sistema di valori, su cui si basano i giudizi di valore, quegli schietti brutali, franchi, eccetera. No, quindi cominciamo ad analizzare la Bhagavad Gita, 14.4, capitolo 14, intitolato Le tre influenze della natura materiale. Cosa sostiene questo meraviglioso verso? Una visione del mondo da parte di Krishna straordinariamente inclusiva, in cui Krishna, Dio, la persona suprema, accetta tutti come suoi figli. Vi parla forse di umani? Solo gli umani?
Cosa dice? Forme di vita. Tutte le forme di vita. Io sono il padre che dà il seme, giusto? Dice così, qualcosa del genere? L'entità viventi. Le entità viventi, gli esseri viventi, le entità, no? Gli esseri viventi. O gli esseri viventi è una ripetizione, no, è una ripetizione. Dici esseri o dici viventi, perché gli esseri sono viventi. Quindi o dici viventi o dici gli esseri. Comunque gli esseri viventi, dai, ci capiamo, ci siamo capiti. Lui dice che tutti gli esseri sono suoi figli, tutti, cioè non solo gli esseri umani, tutti, gli animali, le piante, tutti quanti. No, non tiene fuori nessuno, giusto? Non tiene fuori nessuno, ok. Poi, vediamo l'altro verso, adesso te lo dico, eh. Puoi andare al 4-7? 4-7, sì, capitolo 4, versi 7, 8 e 9, se li puoi leggere uno dopo l'altro. Sentite che dice qui, allora, ci stiamo contestualizzando, eh? Krishna è il padre di tutti gli esseri viventi, non esclude nessuno. Vai, capitolo 4, intitolato? Conoscenza trascendentale. La conoscenza trascendentale. Grazie. Grazie, caro. Sì, sì, capitolo 4. È quello che viene dopo il 3 e prima del 5. Esatto. Due capitoli dopo il 2. Allora, 4 verso 7, 8 e 9. Ogni volta che in qualche luogo dell'universo c'è un declino dei principi della religione e un incremento dell'irreligione, o discendente di Bharata, io scendo in persona. Ok, quindi io, vedete, è la premurosità, io mi infilo in certi tunnel. L'essere premuroso, vedete la dolcezza di Krishna, il suo essere premuroso? Io discendo, ogni volta che c'è qualche problema io discendo, quindi un padre premuroso. Vai, ancora. Discendo di era in era per liberare i credenti, annientare i miscredenti e ristabilire i principi della religione. Oh, quindi creare nuovamente le basi per una vita degna di questo nome. Premuroso. Vai. Chiunque conosca la natura trascendentale della mia apparizione e delle mie attività, o Arjuna, non deve più nascere in questo mondo materiale. Lasciando il corpo, raggiunge la mia eterna dimora. Quindi non solo... Quindi perché getta le basi per una vita degna di questo nome? Per gettare le basi per il nostro ritorno a casa. Quindi lui ci riporta a casa. Quindi un padre premuroso che opera per il bene supremo di ogni essere vivente. Quindi questo è quello stesso che ci dice Muda, e questa persona qui è importante. Quindi stiamo già cominciando a capire che il sentirsi offesi è una inconsulta reazione. Inconsulta reazione. Allora, in questi versi Krishna cosa descrive? Descrive il suo amore. Così tanto ci ama da discendere regolarmente per prendersi cura di noi e riportarci a casa. È quello stesso che ci dice Muda, eh? Quello stesso dice, io discendo regolarmente per sistemare le cose, come un padre, no? È un padre, immaginiamo, un figlio a scavezzacollo, che ne combina una dopo l'altra, e il padre viene e sistema le cose, no? Viene e sistema le cose. Periodica, regolarmente, yada yada, ok. Vediamo, eh? Ora ti dico... La posizione del verso, no? Dimmi, vai. Viene per proteggere i devoti e per, no, insomma, punire in un certo senso gli enti. Sì. Riferito a noi stessi, è come se ci dicesse... Vengo per incoraggiare la vostra, no, adesione, sì, all'amore, sì, e per, insomma, stroncare con un bel muda il vostro no, deviare, sì, anche all'interno di noi stessi. No? Sì, sì. Aspetta, ora ti dico. Vai al 9.31. Senti che dice, 9.31, capitolo 9, intitolato? Conoscenza confidenziale. Le so. Conoscenza più confidenziale. La conoscenza più confidenziale. Allora. Guyatamam.
31, vero? Vai col 31. Praticamente egli diventa virtuoso e raggiunge una pace duratura. Quindi la persona che accetta le cure di Krishna. Krishna dice: io discendo regolarmente, vengo a prendermi cura di... Se tu ti lasci aiutare, sostenere, curare, eccetera, guidare, eccetera, vai. Sì. Rapidamente egli diventa virtuoso e raggiunge una pace duratura. Proclamalo pure con forza, o figlio di tutti. Il mio devoto non perirà mai. Il mio devoto non perirà mai. In questo capitolo, il capitolo 9, la conoscenza più confidenziale, si chiama così perché appunto si trova al centro e lui rivela alcuni aspetti veramente molto confidenziali del suo amore. Abbiamo detto che la Bhagavad Gita, lungi dall'essere una scrittura estremista, è un libro di saggezza. Grazie che tu per il mio collo. Lungi dall'essere un testo estremista, come si dice, fondamentalista, no? Quello integralistico, lungi dall'essere questo, è un messaggio d'amore, un messaggio di saggezza e d'amore, abbiamo detto, no? Allora, possiamo definirlo un Vangelo di devozione, di pura devozione, ma proprio di devozione di Krishna nei confronti dell'essere vivente, di tutti gli esseri viventi. Ed è un amore accessibile, è un amore universale, quindi aperto a tutti e accessibile. Accessibile. Non è, cioè, veramente è qualcosa di sconvolgente questa cosa qui. Cioè, per la prima volta probabilmente... per la prima volta noi proveniamo da una cultura in cui le religioni hanno una visione, si rivolgono a popoli eletti, no? Siamo abituati a questo, a delle religioni che si rivolgono a popoli eletti. Invece no, la Bhagavad Gita si rivolge veramente a tutti, è universale e accessibile. Apre le porte di questa redenzione della quale siamo così tanto ansiosi da sempre, le lascia aperte per tutti queste porte. Non c'entra, no, non importa la casta, non importa il genere, maschile, femminile, non importa niente, nessuna perché tutte queste designazioni sono relative al corpo. E il primissimo insegnamento di Krishna nella Bhagavad Gita è: non siamo questo corpo. Ah, non si contraddice Krishna, no? Ok. Però a questo punto potremmo chiederci... Il corpo è anche il tempo. No, non siamo questo corpo. Allora, potremmo allora chiederci... Fabio. Potremmo allora chiederci, se la Bhagavad Gita sostiene dunque valori così elevati, perché potrebbe persistere, no? Potrebbe essere dura a morire questa convinzione che sì, però... La Bhagavad Gita sostiene questi valori così elevati, ma allora perché le sue pagine e i suoi insegnanti, i puri devoti, gli acharya, comunque utilizzano queste espressioni così brutali? Potrebbe persistere, no? Questa proprio, sai, quando una cosa persiste, la recidività, no? Dubbio. Sì, del dubbio. Ancora guarda, dubita, sì, che vuole dubitare a tutti i costi, no? Dubitatori di professione. Allora, cosa rispondiamo a chi dice, sì, però le sue pagine, i suoi insegnanti utilizzano comunque dei valori di giudizio un po' troppo diretti nei confronti di chi non si conforma con questi insegnamenti? Quindi rimane, potrebbe rimanere questa attitudine, no? Un po' ostile, un po' tesa a sollevare antitesi, no? A intentare antitesi. Allora cerchiamo di capire perché Krishna, comunque, benché le sue pagine, le pagine della Bhagavad Gita, i suoi insegnanti, i suoi voglio dire, insegnanti di queste pagine, i puri devoti, perché comunque utilizzano queste espressioni così forti. Allora, cerchiamo di capirlo attraverso una semplice, ma non necessariamente breve, semplice argomentazione. Allora, cominciamo col dirci, punto primo, che la Bhagavad Gita presenta una visione del mondo materiale dalla mentalità aperta. Quindi cerchiamo di capire questo. La Bhagavad Gita offre una visione del mondo materiale, una visione che si basa su una mentalità aperta, ovvero include
tutti, non esclude nessuno la Bhagavad Gita, non importa quali che siano i loro valori, gli obiettivi, i percorsi, non importa, non esclude nessuno, include tutti il messaggio di Krishna. Quindi una mentalità estremamente aperta, supremamente aperta. Però, a seconda del livello di evoluzione spirituale di ognuno, cosa fa la Bhagavad Gita? Assegna una posizione appropriata, specifica, sulla base del livello spirituale. Sulla fede, sì, bravo, sì, sotto tutti i punti di vista. Tipo, ognuno, come ci dice, c'è un detto inglese, from your place, at your pace, access the grace. Quale che sia la tua posizione, quale che sia il tuo ritmo, il tuo passo, tu puoi accedere alla grazia divina, indubbiamente. Quindi la Bhagavad Gita offre una visione universale, aperta, assolutamente inclusiva, ma contemporaneamente però assegna, sulla base del livello esistenziale di ognuno, non è che siamo tutti allo stesso livello, no? Non siamo tutti allo stesso, ovviamente. La Bhagavad Gita cosa fa? Krishna cosa fa? Assegna a tutti una posizione specifica, appropriata, all'interno di un continuum materiale. Ricordiamocelo questa cosa, eh? Cioè cos'è questo all'interno di questo mondo materiale, cos'è che stiamo facendo? Un viaggio, ed è un viaggio multivite verso l'elevazione spirituale, no? È questo, ok. E quindi è un continuum materiale, diciamo un continuum universale, di un universo materiale, un continuum, ok. Questo continuum universale si estende verso il basso, ma proprio verso la totale ignoranza, comprende la totale ignoranza, eventuale totale ignoranza di un essere vivente, fino addirittura, si estende addirittura verso l'alto, fino alla completa realizzazione spirituale. Quindi prevede tutto, eh? C'è questa ampia gamma. Ok, quindi mentalità aperta. La Bhagavad Gita è una mentalità aperta, inclusiva, che tiene conto della posizione di ognuno e non esclude nessuno. Secondo aspetto fondamentale. Cosa fa la Bhagavad Gita? Proprio sulla base del livello spirituale specifico di ognuno, offre a tutti quanti versioni di spiritualità o di approccio alla spiritualità personalizzate. Come si dice? Incentrata, c'era uno psicologo, incentrata sul cliente, no? Terapia incentrata sul cliente. Come si chiamava? Sul cliente, neanche sul paziente. Sì. Forse c'era sul paziente, forse ho detto, speriamo. Sbagliato io, speriamo. Non lo so. Centrata sulla... Jung? No. Vabbè, comunque, quello che è... Allora, terapia incentrata sul paziente, no, sul paziente era. Terapia incentrata, si dice così, no? Certo, non c'è un unico modo... E come fai? ...automatico e niente. Ma come fai? Cioè, come dire, non so, uno va dal dietologo e dà a tutti la stessa dieta. Ci sono varie tipologie, no, ovviamente. E quindi il secondo punto fondamentale da analizzare è che la Bhagavad Gita offre a tutti versioni di spiritualità, ovvero approcci alla spiritualità personalizzate sulla base dei livelli, ovviamente. Perché? Cosa vuole fare Krishna? Ispirarci a superare i nostri limiti, come ci siamo detti. Krishna ci ama come siamo, e proprio perché ci ama come siamo, non ci lascia come siamo e dove siamo, no? Ovviamente. Quindi versioni di spiritualità o approcci alla spiritualità personalizzati sulla base del livello, in modo che l'anima possa gradualmente, con progressione, passare dal continuum materiale, che significa nascite e morti, butva, praliyate, prendi un corpo, lasciane un altro, poi per prendere un altro, per lasciarne... affinché l'anima passi dal continuum materiale, che in realtà sappiamo essere il samsara, un cerchio, nascite e morti, passi, grazie ad uno scatto addizionale trascendentale, passi al continuum spirituale, quindi il dinamismo spirituale. Ecco perché, se vai nel capitolo 16, anche se sono tanti versi, capitolo 16 intitolato Natura divina e natura demoniaca. Capitolo 16. Versi 7, verso dal 7 in poi.
dal 7 in poi. Gli individui demoniaci ignorano ciò che si deve fare. Allora, stiamo parlando del continuum materiale che prende in considerazione Krishna. Krishna prende in considerazione il continuum materiale dalle condizioni più infami, più infime, alle condizioni più elevate, fino ad arrivare al continuum spirituale. Vai, scusami. Allora, gli individui demoniaci ignorano ciò che si deve fare e ciò che non si deve fare. In loro non c'è purezza, né giusta condotta, né veracità. Vai avanti, tranquillo. Fino al 20 se ce la fai. Costoro sostengono che questo mondo è irreale, privo di fondamento e di un Dio che lo dirige. È il prodotto del desiderio sessuale e non ha altra causa che la lussuria. Forti di tali conclusioni, le persone demoniache, smarrite e prive di intelligenza, si dedicano ad opere dannose e infami che finiscono per distruggere il mondo. Prendendo il rifugio in una lussuria insaziabile, piena d'orgoglio e di vanagloria, le persone demoniache sono preda delle illusioni. Attratte da ciò che è temporaneo, si dedicano sempre ad attività malsane. Quindi, altro giudizio di valore, eh? Demoniache, persone demoniache. Cioè, se uno dice, sei un demone, insomma, aspetta, parliamone uno, cioè, vai. Queste persone credono che appagare i sensi sia la necessità primaria dell'essere umano. Così, durante tutta la loro esistenza, vivono in un'ansia continua, intigliate in una rete infinita di desideri, assorte in pensieri di lussuria e di collera, accumulano denaro con mezzi illeciti per la soddisfazione dei sensi. Trastornato da molteplici angosce e imprigionato in una rete di illusioni, si attacca troppo al piacere dei sensi e sprofonda all'inferno. Vedi com'è, vedi che... Compiaciuto di se stesso, sempre impudente, sviato dalla ricchezza e dalla presunzione, compie a volte sacrifici di cui va orgoglioso, ma che sono tali solo di nome, perché seguiti senza alcun principio o regola. Siamo al verso numero? 18. Vai fino al 20. Rinascendo vita dopo vita, in seno a specie demoniache, essi non riescono mai ad avvicinarmi, o figlio di punti, e a poco sprofondano nelle condizioni più abominevoli di esistenza. Gli invidiosi e i malvagi, i più degradati tra gli esseri umani, io li getto per un tempo indefinito nell'oceano dell'esistenza materiale, tra le varie specie di vita dei uomini. Finito? Si è arrivata fino al 20? Sì. Perché li cita? Perché Krishna cita queste persone? È come un padre che sta confidandosi con una persona, appunto, fidata, no? E sta parlando di questo figlio disgraziato che gliene sta combinando di tutti i colori e sta agendo in maniera, come dice lì, demoniaca praticamente. Demoniaca viene da asura, e la parola asura è composta da due parole, asura, ovvero a significa a primativa, non, sura significa luce. Ottenebrato. Allora, lui si prende cura anche degli ottenebrati, ok? E li colloca affinché l'anima prenda consapevolezza della sua reale posizione, perché sta tutto lì, analisi del contesto, prima dell'assunzione di responsabilità, altrimenti dove vado se non so come sto, dove sono posizionato, da dove parto, ok? Cosa fa Krishna nella Bhagavad Gita? Si sente, si capisce, no? Che disapprova fermamente mentalità e conseguenti stili di vita che violano l'integrità spirituale. Krishna non ci sta, dice no. A questo tipo di atteggiamento dice no, sia da un punto di vista individuale che collettivo, l'integrità spirituale sia individuale che collettiva, che trascinano fino al colmo dell'infamia. E Krishna, da padre premuroso, si prende cura anche di queste anime. Ecco che la Bhagavad Gita mostra un Dio finalmente di larghe vedute. Possiamo paragonarlo ad un medico compassionevole. Un medico pieno di compassione, no? Immaginiamo un medico
che ha anche oltre che la misericordia, anche il potere di accogliere nella sua clinica, nel suo ospedale, tutti i pazienti, tutti coloro i quali chiedono, non importa quanto siano malati, non importa, non esclude nessuno, va bene? E però offre a tutti un trattamento su misura, una terapia incentrata sul paziente, come ci siamo detti prima. E addirittura non importa quanto siano riluttanti, non importa, lui accoglie tutti. Prego, venite. Quindi questo è Krishna, no? Però allo stesso tempo il medico supremo della Bhagavad Gita, Krishna, non commette l'errore di identificare la condizione di una persona terminale con quella di una persona che sta sicuramente meglio, no? Sicuramente guaribile. Non commette questo errore. Da lì derivano i giudizi di valore. Il giudizio di valore si basa su un sistema di valori che si basa su una filosofia, ci siamo detti. Quindi, se ci dice muda, evidentemente siamo muda. Tutto sta a capirlo, tutto sta a capirlo. Anche se siamo riluttanti, quindi questo giudizio di valore affonda le sue radici in questo amore di Krishna che intende far prendere coscienza ad ognuno di noi della propria reale posizione. Se invece la Bhagavad Gita applicasse un livellamento tipo tutti uguali, tutti allo stesso livello, cosa succedere? Cosa potrebbe succedere? Se paragonasse la persona malata terminale alla persona guaribile. E trattasse la persona terminale come tratterebbe una persona guaribile, cosa succederebbe? Chi me lo sa dire? Nessuno emergerebbe, uscirebbe dalla condizione di miseria. Però se paragona, io sono terminale e tu sei guaribile. Metti lui nella condizione terminale. Oppure il contrario. Il Mette contrario che ha me sbagliato e che è diciamo, sbagliato anche il toglierebbe terapia, contrario. certo, E certo. andrebbe bene, nessuno. Ok, quindi. Infatti pensavo, no? Al Vai. capitolo 13 che c'è scritto che Krishna è il conoscitore del campo in tutti i campi, quindi lui proprio conosce perfettamente, Sì. ovviamente, meglio di noi. E pensavo anche al fatto che proprio Arjuna, cioè Krishna sta proprio nel campo insieme a Arjuna, questa è una cosa importantissima. E sta proprio lì, cioè sta proprio sul suo stesso piano, no? Cioè conosce il piano in cui Arjuna agisce e quindi riesce a leggere, cioè, stanno lì, i suoi bisogni, quello che c'ha bisogno, il muda suo è un muda proprio scientificamente Provato, appropriato per la appropriato, la giusta condizione, diagnosi, la la giusta diagnosi. giusta diagnosi. Noi a volte non siamo neanche conoscitori del campo nostro, C'è il corpo, no? Il cetra, no? Il corpo nel quale siamo. E Krishna dà importanza all'empietà, cioè la considera l'empietà, chiamiamola la asuricità, no? La asuricità, la condizione ottenebrata, la considera. Però non la considera come una qualità intrinseca dell'anima, sai, vabbè, sei ottenebrato, sei ontologicamente parlando ottenebrato, con te non si può fare niente e quindi sei irrecuperabile, sei una causa persa, no? Lui la considera non una condizione, sì, esatto, Anna, sì, Krishna è sempre vicino ai più bisognosi, ovvero a tutti noi, quindi lui non considera la asuricità una caratteristica intrinseca dell'anima, no? Ma come un'infezione intrinseca dell'anima che necessita un intervento immediato. Quindi una sorta di malattia dell'anima, la asuricità, la condizione dell'ottenebrato, è una condizione, è una malattia che è facilmente però curabile. È facilmente curabile, completamente curabile. Cioè non rimane proprio niente, non rimangono metastasi, rimuove tutto. Quindi cosa sono ad oggi, ad ora, fatta questa analisi, che cosa sono? Date la vostra, alla luce di questa semplice, se vogliamo, argomentazione, che cosa sono questi giudizi di valore veramente allora? Insegnamenti compassionevoli. Vero? Vero che c'è compassione? Allora, però entra più nel dettaglio, vedila più
immaginati proprio, tu poi sei un'educatrice, no? È il tuo mestiere, è la tua formazione. Visualizzati mentre utilizzi un giudizio di valore nei confronti di un ragazzo, di un bambino, eccetera, un giudizio di valore incentrato oggettivamente sulla sua... Beh, quello che spiego io ai bambini, se tu vieni rimproverato o vieni... Scusate, la vostra luce... No, si sente, sente benissimo. Okay. Cioè, se tu vieni rimproverato, vieni ripreso, o ti viene indicato di fare in modo diverso le cose, è proprio un valore in più, perché un insegnante ti vuole bene, no? Okay. Così, io dico così agli alunni, ti voglio bene, allora ti correggo, altrimenti se di te non mi importasse niente, ti avrei lasciato lì. Esatto. O se individuassi l'impossibile, magari gli ti interessa, però se tu individuassi un'incapacità intrinseca di andare oltre quei limiti lì, tu comunque non interverresti, so giusto? Che non è proprio quell'errore, non è proprio intrinseco del bambino. Esatto. Quindi vado oltre, esatto. E lo porto al livello degli altri e oltre. Okay. Ho sempre la speranza che possa andare oltre. Ora, oltre. Immagina di avere però, apro e chiudo inciso, immagina però di avere davanti un ragazzo speciale, no? Come si chiamano oggi, un ragazzo speciale, con dei limiti evidenti. Qualunque cosa farà, anche qualunque piccolo conseguimento, certo, una gioia immensa per tutti. Una gioia immensa. E quando sbaglierà? Niente, un incoraggiamento va avanti. Niente, tranquillo. Perché? Perché tu sai che più di quello non può fare. Ci sono dei limiti oggettivi, no? No, non puoi aspettarti, esatto, che si metta al pari con tutti gli altri studenti, no? È uno studente speciale, come si chiama, no? Diversamente, come si dice, okay, con dei limiti cognitivi evidenti, conclamati, per cui quantunque ti interessi il benessere e la crescita di questo ragazzo, tu comunque non intervieni più di tanto, perché più di un tot non può andare. Quindi tu interverrai quando rileverai delle potenzialità latenti, che magari proprio quell'intervento lì, forte, quel giudizio di valore, quella parola dura, un tono duro in quel momento lì, possa fungere da stimolo, possa funzionare, no? Per sbloccare quel ragazzo. Ok, quindi cosa sono questi giudizi? Muda! Cosa sono? Dai! Medicine, bravo, medicine. Sono come delle ramanzine, come delle sfuriate, se vogliamo anche, no? Delle ramanzine, delle sfuriate da parte di un medico, per tornare alla metafora di prima, da parte di un medico premuroso che ha a che fare con un paziente sofferente, ma che contestualmente si rifiuta ostinatamente di accettare la cura. Stupido! Giusto? Glielo dici o non glielo dici? Ti stai zitto? Fa quello che vuoi. Fai quello che vuoi. Così gli dici? Se ci tieni davvero, gli dici fai quello che vuoi. Oh, senti, se la vuoi prendere, prendila, vado, io c'ho altro a cui pensare. È alla Ponzio Milano. Va bene, te ne lavi le mani. Ecco che cosa sono questi giudizi di valore. E dobbiamo capirlo fino in fondo. Altrimenti ogni volta che ci sarà una parolina un po' più forte, noi ci rimarremo male. Ci rimarremo male e quindi rimarremo dove siamo. Non capiremo il messaggio di misericordia, il messaggio di compassione. Ecco che non sono espressioni di condanna. Naradama. Etichetto così. E ti etichetto così. Poi, vabbè. E ti etichetto così, no? No, non sono. Sono espressioni di compassione, come qualcuno ha... Chi è che ha detto prima compassione? Sempre Caterina. Sempre Caterina. Batti in Caterina. Quindi non sono espressioni di condanna, ma quando Krishna dice nulla, ah sì, no, sciocco, perché ne usa di parole forti nella Bhagavad Gita Krishna, non sono espressioni di condanna, ma sono espressioni di compassione. Abbiamo detto che non soltanto le pagine della Bhagavad Gita, il neretto, i versi, utilizzano espressioni di giudizio molto, a volte spesso brutali, ma anche i suoi insegnanti, abbiamo detto, giusto? Quante volte Srila Prabhupada dice la parola, pronuncia la parola?
Rascal, che non significa proprio mascalzone, ma significa farabutto. Proprio farabutto, farabutto delinquente, proprio. Sciocco e farabutto, dice, no? Anche cani. Fool and rascal. Cani di Cali. Fool and rascal, dice, no? Sciocchi farabutti. Vero? Quante volte, no? Ok. Tante volte. Ma, ancora una volta, il suo utilizzo di questi giudizi di valore così brutali aderiscono a che cosa? Allo stesso spirito, compassione, quindi allo stesso sistema di valori, allo stesso filosofia, improntata alla più alta compassione nei confronti del destinatario, dei destinatari di questi appellativi, di questi epiteti molto forti, no? Quindi ancora una volta non è uno spirito di condanna, ma è uno spirito di compassione. E c'è una citazione che adesso vi leggo, di Srila Prabhupada, una citazione che enuclea, come possiamo dire, che esplica perfettamente, eccolo qui. Allora, la traduco, è in inglese. Volete che la legga prima in inglese, se qualcuno vuole gustarsi l'inglese proprio di Srila Prabhupada? No. Ci provo, vado direttamente in italiano? Ok. Dice, l'unica preoccupazione dei devoti è che così tanti farabutti stanno soffrendo in una civiltà così confusa dall'illusorio godimento dei sensi. E la loro preoccupazione dei devoti è come possono essere salvati. Così il nostro movimento per la coscienza di Krishna esiste per salvare questi mascalzoni. Quindi non è che non è, cioè, la sentite, no? La paternità. Sì, sì, il suo essere paterno, no? Il suo essere paterno. Hare Krishna. Sì. So our Krishna consciousness movement is made for the saving the rascals. In questo salvare i mascalzoni, per salvare i farabutti. Hare Krishna. Allora, qualcuno vuole dire qualcosa? Sulla base di questo video. Ho scritto queste cose all'inizio. Quale? No? Quale? Quale cosa? Questo, sì, questo qui è un estrapolato da una lezione. Perché, vabbè, io stavo leggendo quel libro, Un santo camminato a noi. Sì. Effettivamente la prima comunità in America, sì, era fatta da hippie, molti drogati. Sì. Sì. Allora, scappati di casa. Scappati di casa. Tu, nel vero senso della parola, non scappati. Scappati di casa. Mi rendo conto che effettivamente, diciamo, sono parole, come dire, volte a elevare tutti, perché poi sono i primi che sono stati iniziati, sì, i primi devoti, sì. Allora, sai, allora, ecco, chissà qual è l'esatta definizione di definizione, ovvero l'accezione che Srila Prabhupada dà alla parola rascal? Chi se la ricorda? L'ha data proprio, eh? La definizione di rascal. No, definizione di rascal, vediamo, eh? Chi la chiede? Al sicuro. Al sicuro. No. Ditemi, quando... Posso vedere. Allora. Non arriva. Allora. È mascalzone, è un farabutto, è un rascal, colui il quale ha oggettivamente fallito. Oggettivamente significa che se ne sono accorti tutti, eppure continua a dire io ce la farò. Sarò più attento, ce la farò. Io continuando ce la farò. Su quei passi. Continuando quindi con la sua modalità edonistica. Eppure sistematicamente vecchiaia, malattia e morte distruggono tutti i suoi piani. E uno continua a dire sì, ma io ce la farò, io sarò felice. Io sarò felice così, indipendentemente da Krishna. Questa persona qui è malata, noi siamo malati di questo.
No? E Krishna dice yadai yadai dharmasya glanir bhavati bharata abhyuttanam adharmasya tadatmanam se jamiam. Io discendo regolarmente per prendermi cura di questi individui, di questi rascal, prendermi cura di questi individui che non, come prima ha letto un verso, no? Marina, pravrittin chan, vrittin chan, capitolo 16, che significa individui che non sanno cosa è giusto fare e cosa è giusto non fare. E io mi prendo cura di loro, e se no chi lo fa? Qualcuno deve pur prendersi cura di loro, no? Rascal e, sì, rascal e recidivi, sì, come dice Bhakta Michele. Ora, per concludere, intanto qualcuno vuole dire qualcosa, qualche considerazione riguardo di ciò che ci siamo detti, di questi giudizi di valore, della filosofia compassionevole? Rascal si potrebbe definire anche come chi persiste nell'ignoranza. E quindi arrogante. Chi persiste nell'arroganza è chiamato arrogante. Nell'ignoranza. Nell'ignoranza, ho detto. Ho detto nell'ignoranza. Concetto. Il concetto si chiama. Chi persiste nell'ignoranza è un arrogante. Perché? Perché? Perché è arrogante. Chi è arrogante? Si arroga il diritto di? Sapere qual è. Benché non sappia. Allora, una persona che non vede versa in condizioni brutte. Uno che non vede. Uno che non vede e pensa di vedere? Peggio. Peggio. E uno che non vede, che pensa di vedere e che pensa che chi vede non veda davvero? Peggio. Va, disastro, va. Un rascal. Quello è il rascal. Quello lì è il rascal, che è arrogante, no? L'arrogante. Cioè non vede, se ne sono accorti tutti, lui continua a dire io vedo. E quel che è peggio, chi dice, chi vede veramente, dice no, non vede. È cieco, quello è rascal, quella è la definizione di rascal. Se uno è ignorante di nascita, siamo tutti ignoranti. O maghiana arrogante, quello no, mi chiedeva in base... Vuol dire che nelle vite precedenti ha coltivato l'ignoranza tanto da giungere a questa massa critica, l'esasperazione, che si chiama appunto arroganza. Ecco dove le differenze. La vita precedente. Sì, perché, sì, perché anche da un punto di vista, perché anche da un punto di vista empirico, no? Quindi meramente a posteriori proprio, non esiste spiegazione veramente valida da un punto di vista a posteriori, semplicemente puramente empirico filosofico, non esiste come si dice, una spiegazione che una spiegazione che spieghi, giustifichi tutta questa varietà. Conoscete qualche teoria che giustifichi la varietà? Che sia, però, per favore, non mi tirate fuori Darwin, perché non rendiamoci ridicoli. A parte, qualcuno ha una teoria per cui, ha sentito parlare di una teoria che giustifichi la varietà? La varietà che uno è bello, uno è brutto, uno è ricco, uno è povero. Uno è cane, uno è gatto. Cioè, cani, gatti, cani vivi e gatti e cani morti. Anche la varietà nella stessa famiglia, no? Anche la varietà nella stessa famiglia? Una spiegazione, un tentativo di giustificazione di questa varietà. Avete letto, cioè, non siete come si dice nati ieri, no? Manco oggi. Avete lette di cose, ne avrete ascoltate di cose, di teorie. Ma non a riguardo. Possibile? C'è qualcosa che non va allora? Se c'è qualcosa che non va allora? Perché quella dovrebbe essere una delle primissime domande. Si porta tutto al carro. Perché esiste questa varietà? Cos'è? Perché quello nasce in Burundi, nasce già malato, in mezzo alla guerra, e invece uno nasce... Le vite precedenti. C'è l'ipotesi che, secondo, fanno che la casualità... No, dico, perché se non è così, com'è? No, dicono che non esiste più. Della casualità. Anishvara, ma infatti l'ha letto prima il verso. Krishna si prende cura pure di loro, quelli che dicono Anishvara, ma che non esiste un Dio. La casualità non dovrebbe entrarci. Se accettiamo la casualità,
cominciamo ad avere alcuni dubbi. No, di, no, come alternativa, parla di casualità, come alternativa, come spiegazione alternativa. La casualità con Grigio. Teniamo fuori Krishna. No, dico, ma teniamolo fuori, non parliamo proprio di Krishna né della Bhagavad Gita. Io mi affaccio al mondo e vedo varietà. Da dove deriva questa varietà? Perché quello è bello e io sono brutto? Perché? Perché quello è ricco e quello è povero? Non è casuale. Non è casuale, però c'è qualcuno... è causale. No, vabbè, quello la domanda che si dovrebbe porre, no? Non stiamo in linea con quello che stiamo dicendo. Ma facciamo finta che non stiamo dicendo niente di quello che ci siamo detti. Esiste un'alternativa al karma e alla trasmigrazione dell'essere vivente? A supporto della varietà, come giustificazione della varietà che io vedo intorno a me? Esiste un qualcosa di... Stiamo parlando solo empiricamente. Bravo, grazie per la logica, una spiegazione logica. No, solo del karma, difficilmente. Difficilmente, no? C'è chi dice che è il caso. Dai, il caso. Ma per il caso non lo puoi spiegare con dice... una cosa logica. Il caso. No, ma chi lo dice? Chi fa del bene, del bene, del bene. Ah, quindi comunque c'è karma. Va bene. Comunque è karma. La reazione all'azione. Sono teorie minoritarie, cioè non prendere in considerazione neanche anche perché, allora, io che non sono un esperto di fisica, se io vedo una tromba d'aria, cioè un tornado, no? Sì. E qualcuno che ci butta una pallina da tennis dentro, no? Come fa la pallina dentro? Rimane ferma? Come fa? Allora, per me, che non so niente di fisica, si sta muovendo a caso. Boh, che ne so io, ma un fisico che potesse avere una visione mistica al rallentatore, avendo il tempo di fare dei calcoli e calcolando tutto il contesto, ti saprebbe dire la pallina adesso qui va lì, ti studia l'algoritmo e ti dice guarda che la pallina adesso va altro che poi per caso, poi si usa una di quelle parole, una delle tante parole che si usa a sproposito, chissà cosa significa caso. Casus. Caso accadere. Caso deriva dal latino che significa qualcosa che cade, che è caso. Ovvero che accade. Quindi neanche una spiegazione il caso non è una risposta, lo vedo pure io che accade. Io qualche anno fa ho messo un... Cos'è che il fautore della teoria del caso, cos'è che sta dicendo? Che non esiste una causa. Però così si smentisce da solo, è ridicola come cosa, no? Non esiste una causa. Allora... A chi dovesse sostenere questa antitesi, questa tesi, voi chiedete, mi fai un esempio, uno solo, perché se non ne fai uno ne puoi fare 200.000, no? Mi puoi fare un esempio di qualcosa constatabile oggettivamente che succede per caso? Cioè, ovvero senza una causa? Infatti, io ho avuto una un ragazzo che studiava fisica, no? Sì. Allora, si era già laureato, sì. Mi insegnava così. E diceva che appunto la fisica, la scienza funziona per causa ed effetto, no? E quindi tu vai a cercare sempre la causa della causa, della causa, della causa, fino a che arrivi alla causa prima. Questo è quello che gli hai detto tu? No, 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 quello che ha detto lui, tu, ok. Sì, sì. Arriva alla causa prima. E qual è i ragazzi di oggi. E qual è la causa della causa prima? A quel punto c'è solo la fede. C'è solo la fede. C'è solo bravo. La fede che un bravo fisico sincero. No, perché l'ho incontrato nel cammino di Santiago, quindi ok, quindi già ci sta facendo. La causa. Anzi, la causa di ogni causa. Fuori da me. Fuori, giusto? Però con l'intelligenza. Causa effetto, ma la causa della causa. Ed è bravo, perché siccome non possiamo constatarla direttamente, immediatamente adesso. Allora la cosa ci scoraggia e tendiamo a relegarla o a confinarla nell'empireo, nell'empireo delle cose da accettare per fede. Quindi no, non è scientifico. Ma come non è scientifico? Allora, la causa di questo è questo. Quindi la causa di questo è questo, la causa di questo è questo. Allora, se è andiamo, infinito, non c'è limite. Se andiamo a ritroso, troviamo la causa di tutte le cause. Altra domanda, ma chi è che causa questa causa di tutte le cause?
E lì lo Srimad Bhagavatam ci viene incontro. Cioè, ci dice Svarat è indipendente, non ha causa al di fuori di se stesso. Ora, uno dice, sì, però non è constatabile. E chi l'ha detto? Chi l'ha detto che non è constatabile? Qualcuno può affermare che non è constatabile? No, qualcuno può affermare che non è constatabile? Allora lo dici tu. Lo può dire, no? Allora, se ti diamo in ballo e lo dici tu, qui non c'è più dialogo. Ma dove andiamo? Ah sì, allora lo dici tu. Tu mi dici, ma no, lo dici tu. Quindi che dove? Giusto? Ma perché proprio le persone non sanno che gli scrittori vedi sono la fonte di tutta la conoscenza, no? E sentirlo dire da, faccio un esempio tipo di mia madre, no? Sì. Sentire dire da Prabhupada che gli scrittori vedi sono la fonte di tutte le conoscenze, non gli basta, dice, vabbè, ma che basta? Ma la domanda è, non ti basta questo? Quindi da cosa attingi? Da cosa attingi? Perché deve rimanere un mistero tutto questo? Perché deve rimanere un mistero? Perché deve rimanere per forza un mistero soltanto perché non lo vedo direttamente? Non lo posso sperimentare direttamente. Non lo vedo direttamente, non me lo dicono in TV, non me lo dicono... quindi non esiste. Non lo dicono a scuola, quindi non esiste. Perché deve rimanere? Perché comunque deve rimanere un mistero? Allora, i testi vedici comunque, insomma, sì. Ci sono scritte tantissime informazioni che ti porteranno a credere. Sì, ma tu parli di testi vedici, no? Sì. Chi ti ascolta potrebbe, quelli proprio più incalliti, quello la Bibbia, tu i testi vedici, quello è il Corano, e stiamo sempre ponte da capo, No, la mia domanda è un'altra. Tu da dove trai informazioni a riguardo dell'origine? Perché se esiste tutto quello che esiste, ci deve essere una fonte da cui emana. Allora, io vedo luce qui dentro, posso pensare che non esista una lampada che l'ha in mani, questa luce? Posso pensarlo? Se lo penso, allora se io vado in giro dicendo no, c'è solo la luce, non esiste la lampada, mi prendono per? Matto, ma seriamente proprio, matto proprio di quelli seri, nevrotico da curare, ma da dove vieni? Ok, perché non rimaniamo semplicemente coerenti? Coerenti, questa è logica, coerenti. Se esiste tutto quello che esiste, una persona logica, intelligente, se esiste tutto quello che esiste, esiste una fonte da cui emana. È difficile? Ora, può essere, siamo d'accordo che può essere un po' più complicato e il percorso un po' più composito, un po' più complesso per raggiungere questa origine da cui emana tutto quello che esiste. Il fatto che sia difficile da raggiungere non significa che non esista. Siamo semplicemente coerenti, giusto? Sì, diventa una conoscenza a priori, no? A un certo punto, quando tu poi comunque vai logicamente a scalare indietro. Poi ti guardi intorno, poi chiedi, chiedi, allora, vediamo, nel mondo, il mondo cosa offre? Quali fonti di informazione offre a riguardo della causa di tutte le cause? E quali strumenti pratici offre per raggiungere, realizzare la causa di tutte le cause? Che troviamo? Dai, entriamo in una libreria o andiamo dove volete voi, nei laboratori degli astrofisici, andiamo dove volete voi. Il mondo offre? Una continua ricerca. Oh, qui dentro ci sono persone laureate, persone che hanno studiato, persone che hanno vissuto. Ce la saremmo chiesta una volta, ce la saremmo fatta una volta questa domanda, no? Allora, il mondo offre delle fonti di informazione riguardo della causa di tutte le cause? I testi vedici. No. Allora, tu dici testi vedici. Ma scientificamente no. Ecco, allora, Enzo dice scientificamente no. Dipende dalla scienza. No, ma lui c'ha ragione. Perché lui c'ha ragione. Si parla del Big Bang e lui ha ragione, perché anche la parola scienza, tu hai ragione, purtroppo ci hanno nutriti a menzogna, quella era la valuta corrente, era la menzogna, no? C'era Orwell che diceva nel tempo della menzogna universale è considerato
un rivoluzionario che prova a dire semplicemente la verità. No, quindi tu hai ragione. Allora, però questa è un'altra parola di quelle usurpate. Allora, scienza significa conoscenza. E lo scienziato, di conseguenza, scienza deriva da conoscenza, no? Conoscenza. Scienza significa conoscenza. Quindi lo scienziato chi è? Uno che conosce. Uno che conosce. Quindi non sono quelli che noi chiamiamo scienziati. Chiaramente non sono loro, perché loro sono ricercatori. Se ricercano vuol dire che non conoscono. Poi basta. Avete mai fatto una ricerca dark matter? Materia oscura? Per favore fatela. Sì, ma perché non si sa. Più del 90%, materia oscura. No, vi divertirete un sacco proprio. Mettete materia oscura, dark matter, no? Allora, tu giustamente hai ragione, scientificamente no, sì, perché la cosiddetta scienza questo non lo offre. Va bene, allora, quindi togliamola di mezzo. Dove andiamo? A chi ci rivolgiamo quindi? Oh, io voglio sapere le cose così come stanno, non voglio accontentarmi. Questo è scientifico, un approccio scientifico. Voglio sapere le cose esattamente così come stanno, da chi le sa. Quindi è un approccio scientifico. Il problema è che ci stanno tante interpretazioni a parola di vita, perché... E tu lasciagliele interpretare. Cioè, nel senso, la... Qual è il problema? Si suona, no? Sì, ma a me a te. Ritornando alla domanda che fai, giustamente, no? Poi, la domanda è, qual è le conoscenze, le varie conoscenze? Quel personalista che ti interpreta la Bhagavad Gita in un'altra sì, maniera. Sì, ma lascia stare. Allora uno sbaglia, ci stanno tanti corridoi, uno prende quello sbagliato. Lascia stare. No, per... Allora, sai, allora, cos'è? Va bene, diciamo che tu, allora, mi allineo con quello che stai dicendo tu e poi chiudiamo. Sì. Avete sentito che cosa ha detto Fabio? Mm-hmm. Cioè, sono tante anche individuato il testo, quello che è? Il migliore. Diciamo quello che offre... E questa è proprio l'interpretazione più ragionevole. Bravo. Secondo noi. Bravo, esatto. Sì, eppure secondo me. Sono qui per quello. Perché è la più ragionevole di tutti. Poi se domani mi trovi qualcosa di più ragionevole, io lo sposo, perché a me non interessa far parte di qualcosa a prescindere. A me interessa conoscere le cose così come stanno. E fino ad oggi ho chiesto, ho letto, ho indagato, eccetera. Tutti gli scienziati parlano di punto interrogativo. Prima del Big Bang, grande punto interrogativo. E quindi no, niente risposta, voi non ce l'avete, benissimo, sono andato dai religiosi, sono dai filosofi, ho letto, cioè niente, a un certo punto mi è venuto un devoto a propormi un libro, ho pensato, eccone un altro, l'ho letto, cioè, wow, queste sono, finalmente, non pensa di aver perso tempo, però in un certo senso sì, però cioè, uno cerca anche di un attimino di autoincoraggiarsi, no? Wow, finalmente! C'è logica in tutto così. Allora, tu dici giustamente, sì, però questa stessa Bhagavad Gita l'hanno interpretata in tanti, no? Tu dici così. E poi, per poverini, ci sono persone che vengono traviate e vanno a finire in un'interpretazione farlocca. Ok, può succedere. Però la stessa Bhagavad Gita ci insegna che ciò che ci rende invulnerabili alla menzogna, ciò che ci protegge dalla menzogna è la sincerità. E uno mi dice, adesso mi tiri fuori in una parola astratta. No, sincerità, l'atteggiamento sincero è altamente scientifico, perché per sincerità significa, sine ceram, lo sappiamo, no? Dal latino, senza ma. Senza maschere, ovvero la persona sincera è quella persona che dice: io voglio sapere le cose così come stanno davvero, non voglio conferme a ciò che già penso, comodo, non voglio conferme a ciò che già penso, io voglio sapere le cose così come stanno, pronto come sono anche a mettere in discussione la mia filosofia personale, che evidentemente, se sto ancora cercando, non mi ha soddisfatto. E anche se sono cose che non mi fanno comodo, che non mi fanno comodo, o che mi addirittura mi
da chi to mi offendono, e torniamo e chiudiamo il cerchio, giudizi di valore schietti, sinceri, onesti, franchi, a volte anche brutali, io li accetto a pro di una reale acquisizione di conoscenza. Ecco, quindi una persona sincera sarà protetta proprio dalla sua sincerità, che viene apprezzata da quello stesso Krishna Paramatma che è presente nel cuore di ogni essere vivente, che dirige, ti dirige, se tu sei sincero, ti dirige verso una fonte di informazione autentica. Questo è scientifico. Questo è scientifico. Risposte concrete, metodi applicabili, come ci siamo detti prima, un accesso alla trascendenza personalizzata sulla base del livello evolutivo del singolo, quindi una terapia incentrata sul paziente. Questo è scientifico. E se uno lo fa, ottiene dei risultati concreti, risposte concrete, risposte concrete. Potresti dire che no, non è vero? Tu potresti, e chiudiamo su questo, tu potresti venire da me dopo quello che ti ho detto e dire no, non è vero. Potresti dirlo? No, chiaro. Perché, perché non potresti dirlo? Intanto mi risuona quello che dici. Ma non tu, un tu proprio feroce, uno che intenta antitesi proprio feroce. Non riesco. Ma tu potresti dire no, non è vero? Quello che tu dici non è vero. No. Perché no? Perché cosa ti risponderei io? Perché la sincerità... Aspetta la sincerità, cosa ti risponderei io se tu mi dicessi no, quello che tu dici non è vero? Perché è vero quello che dico io? No, ma perché tu non potresti... Perché non potresti... Non conoscono, conoscendo la verità... Io ti direi... Sì. Io ti direi, ma come fai a dire no se prima non sperimenti? Tu ricercatore... Ha senso per voi? Ha senso? Che dici, Patrizia? Ha senso? Sì, no? Ha senso. Ha senso. Ha senso. Non per niente, tra le varie tipologie, Krishna inserisce il curioso. Il curioso. Che vuole, fammi sapere, fammi informare. Sì. Poi sempre aumenta sempre di più la curiosità. Sì. Puoi arrivare in N situazioni di analisi. Sì. Che l'analisi è quella che ti soddisfa. Eh sì. Però poi alla fine ti devi arrendere. Sì, ti devi arrendere. Cioè, arrendersi significa arrendersi all'evidenza. Giusto? Fare. Quindi devi accettare. Eh sì. Capire quello che è possibile capire al mio livello, perché tutto quello che capisco mi incoraggia ad andare oltre. Però se mi propini punti interrogativi, forse, dovrebbe, mistero, eccetera, perdonami, ma io mi allontano, scusa. Certo, ognuno di noi ha una sua forma. E poi a volte che sta proprio... Una sua forma di buon senso. Certo. Quello che ha sviluppato, quello che è riuscito a cogliere. Perché ognuno di noi ha i suoi limiti. Io posso arrivare fin lì, però molto in buon senso. E Krishna tiene in considerazione questi limiti. Esatto. E ti personalizza l'accesso alla... Esatto. Alla trascendenza. E lì che fai proprio il salto di qualità. Sì. Io lo metterei al posto del Big Bang, scusa. Al posto del Big Bang, la grande esplosione, il grande botto, pensa un po'. Pensa un po'. E viene studiato a scuola, il grande botto. Pensavo, no? Poi la conoscenza, per farla proprio nostra, ha bisogno proprio dell'azione anche. A volte non rimane tutto su sulla logica, le cose, no? Poi arrivi fino a un certo punto, però questa, la Bhagavad Gita, tutti questi acciari ci dicono proprio di agire in questa inconformità, allora, per avere sì. prove poi e sperimentare che quella conoscenza è veramente... Sì, esatto. Noi semplicemente proponiamo. Noi proponiamo qualcosa che manca, di fatto manca. Le proponiamo, poi tutti sono liberi, giusto? Noi che vogliamo vendere qualcosa? Siamo venditori, per cui dobbiamo convincere qualcuno a comprare i nostri prodotti? No. Noi proponiamo, giusto? Se qualcuno è un jigyasur, come diceva Radha Charandevi, un curioso o addirittura un cercatore di conoscenza, ecco che nella Bhagavad Gita troverà
tutte le risposte, ma anche a tutte le domande che uno non è più neanche in grado di farsi. E questa è la bellezza della Bhagavad Gita, perché non sono soltanto risposte, sono pure domande. Domande e risposte. Arjuna che rivolge domande e Krishna che risponde. Quindi non solo troveremo quelle risposte che non abbiamo trovato da nessuna parte, ma troveremo anche quelle domande che non siamo più capaci di porci e di porre, di formulare proprio a livello interiore. Non riusciamo più neanche a... siamo atrofizzati proprio. Siamo atrofizzati tra bim bang, scimmie, siamo questo corpo. Mio Dio, cioè siamo proprio molto grossolani. Ok, Hare Krishna. E nell'ambito, a proposito di questa condivisione, di questa sensibilizzazione sui valori spirituali, vorrei farvi vedere un video. Vai Bhakta Manuale, dovresti attivare sia la soundbar che il monitor, andare nella chiavetta video e lì ci troverai un file chiamato Speriamo Bene, perché al quarto tentativo ce l'abbiamo fatta. Sì, io vi inviterei a mettervi in maniera tale da poter vedere quello che... Aspetta prima di farlo partire, eh? Tu ci sei? Hai già trovato, eh? Alza il volume. Fatto? In Italia più di 18 milioni di persone hanno ammesso di giocare d'azzardo almeno una volta l'anno. Di queste, 1,5 milioni sono ludopatici, di cui 12.000 sono in cura. La parola d'ordine del Book Crossing di questo mese è slot machine più 50%. Slot machine è la macchina che accende quell'illusione. Più 50% è quello che dovremo fare noi, visto l'entità del problema. Andiamo a consegnare un libro. Book Crossing di dicembre, slot machine 50% ed anche d'oltre. Perché loro dissipano ogni illusione. Hare Krishna. Però te lo spiego cosa significa 50%. Allora, Book Crossing, missione dicembrina, slot machine 50%. Che significa? Slot machine, Book Crossing, slot machine, si capisce, no? Quindi rilasciare questi libri in questi luoghi, simbolo di abbiamo sentito quante migliaia di persone sono in cura proprio a causa di questi, sono ludopatie si chiamano, no? Ah, ludopatie. 50% significa che è una richiesta, è una proposta ai Book Crosser di fare in questo mese uno sforzo in più del 50%. Allora, cosa significa? Ci sono devoti, book crosser, ovvero persone che partecipano al book crossing, che adottano regolarmente un certo numero di libri. Per esempio, Bhakta Fabio ne adotta regolarmente 10 ogni mese. Dalla Charandevi non lo diciamo neanche, sono tanti. C'è chi... Ok. 50% significa fare uno sforzo del 50% in più. Lui ne adotta solitamente 10, ne ha già adottati 15 per questo mese, quindi 50% in più. Quello significa in questo mese così, così importante. Siamo tutti più buoni a dicembre, giusto? C'è tanta speranza perché si avvicina il nuovo anno e pensiamo che il nuovo anno possa risolverci i problemi, il nuovo anno, no? Quindi per quello si dice siamo tutti più buoni, perché siamo tutti più speranzosi, no? Così. E allora in questo clima di speranza cerchiamo di disseminare questa conoscenza, assimilandola ovviamente, dobbiamo assimilarla e disseminarla. Quindi disseminiamo queste informazioni, queste proposte operative. Questi libri ci sono proposte operative e risolutive.
proposta, poi chi l'accetta, chi non l'accetta, non, no. Quello non è affar nostro, giusto? Mica dobbiamo imporre, non dobbiamo imporre, noi proponiamo, disponiamo, ci prendiamo la briga di andare a distribuire un po' ovunque, in ogni dove, poi chi li vuole li prende, chi non li vuole li fa prendere qualcun altro. Ecco, quindi in questo mese noi invitiamo tutti quanti a compiere uno sforzo in più e, se vi va, partecipare a questa missione slot machine. Però ci sono presenti il gusto di leggerli tutti. Com'è? Perché se non li leggi tutti, non hai l'entusiasmo. Sì, che poi sono piccoli, uno li legge in 2 o 3 giorni, uno li legge tutti, se lo legge poi lo rilascia. Assolutamente. Poi quindi automaticamente scatta dentro qualcosa. Scatta dentro qualcosa. Che ti fa capire, non so, questo parlo del mio quartiere, scusate se parlo, non mi viene, devo farlo, ma devo accettare. Il mio quartiere, io ho individuato delle zone con particolarità tipiche, no? Di certe situazioni, di frequentazioni correlate. Di frequentazioni? Correlate. Correlate. No, è elegante, è una parola. Quindi a questo punto che cosa faccio? Proprio ho letto i libri, quindi tutti gli scrivo in qualche modo. Se quel contenuto, quel titolo, quella copertina, non so, può attirare l'attenzione di tutti di persone. Un'oretta che... Delle proiezioni fai proprio, delle proiezioni di marketing. Matematica. Sì, matematica pure. Frequenti, lo capisci? È certo, modo, no? Hai il polso delle... E quindi a questo punto faccio, dopo un po' faccio il giro di tornare indietro. L'algoritmo ha funzionato. E non ci sono, vero? E non ci sono. Dai, forza. Mettiamocela tutta, aiutateci, per favore aiutateci a distribuirne tanti. Mese scorso siamo arrivati a 537. In questo mese dobbiamo superare gli 800, per forza dobbiamo superare gli 800. Quindi mettiamocela tutta, tutti quanti, perché molti possono fare tanto anche con poco, quindi si può fare moltissimo anche facendo un po' di più, no? Quindi Book Crossing 50%, slot machine. Hare Krishna Devoti, Jai, Garanta Raj, Bhagavad Gita così com'è chi Jai, Shila Prabhupada chi Jai, Nitagor Premanandera. Un'ultimissima cosa, chi volesse a pro di un'assimilazione migliore, sostenere un piccolo, semplice, come dire, test, rispondere a delle domande che ineriscono all'argomento di questa prima serie, la Bhagavad Gita è un testo estremista? Me lo dica, io posso inviare delle domande e a testo conseguito c'è anche un bel diplomino, un attestato bello proprio della Domus e della Cave, con una cosa carina, ma fondamentalmente per incentivare l'assimilazione, no? Per favorire l'assimilazione, che poi uno ci ripensa, ritorna, ristudia, eccetera, risponde a delle domande. Quindi fatemelo sapere voi e io vi posso inoltrare le domande e poi eventualmente anche l'attestatino. Va bene, Hare Krishna Devoti. Puoi alzare un po' il volume, grazie. Quindi devo cantare io perché tu non ce la fai, vero? Ok. Solo qualche minuto e cantiamo, facciamo un canto, così cantiamo un po' insieme e poi passata. C'è sempre così qua. Allora cantiamo Narasimha Dev con il Maha Mantra alla fine, quindi possiamo mettere il testo di Shri Narasimha Dev. Thank you.
Hare Krishna. Ok. Darling.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Harinama Mahamantra Ki Jai.
Mio signore Sri Krishna, questo corpo materiale è pura ignoranza. I sensi che lo compongono sono altrettanti nemici letali che gettano l'anima nell'oceano tempestoso dell'effimera felicità mondana. La lingua è senza dubbio il più vorace e impido tra i sensi, quindi è il più difficile da soggiogare. Ma tu, Sri Krishna, sei infinitamente buono con noi perché ci doni il tuo prasada, cibo da te personalmente santificato, per aiutarci a conquistare la lingua. Perciò, cari amici, onoriamo e gustiamo questo nettario prasada fino alla nostra piena soddisfazione, glorificando le loro signorie Sri Sri Radha e Krishna, e con amore invochiamo la protezione di Sri Sri di Trai Satchinanda. Audio che cambia più di 18 milioni di persone hanno ammesso di giocare d'azzardo almeno una volta l'anno. Di queste, non è un amico solamente face to face. Ci riscaldiamo la zona. Eh sì, eh sì. Sri Devoti, ci vediamo domani mattina. A domani mattina. Grazie. Hare Krishna. Buon Prasad.